gentili amici sportivi di CTS, appassionati di basket, una buonasera dal Palamangano, da Lorenzo Anfuso con me quest'oggi per raccontarvi la 16ª giornata del campionato di Serie B Gione C. Ci sarà un grande amico, prima che un collega, una voce storica per lo sport palermitano, Giuseppe D'Agostino. Ciao Peppe. Grazie Lorenzo, ciao a tutti gli ascoltatori. Grande basket oggi al Palamangano con l'Aquila, che per la seconda volta affronta una squadra che potrebbe trovarsi di fronte nei playoff. Questo sarà uno scontro che dirà molto e confermerà probabilmente quello che già di buono abbiamo visto 3 giorni fa su questo campo. Assolutamente sì Peppe, perché queste sono due squadre che arrivano a questa gara in grandissima forma. 7 le vittorie consecutive della squadra di coach Tucci, l'Aquila Palermo padrone di casa quest'oggi, 8 addirittura quelle della Cesarano Scafati di coach Iovino. E allora andiamo a vedere anche i quintetti che si affronteranno questa sera al Palamangano. Aquila con il numero 3 Federico Rechene, il numero 4 Mauro Stelle, il numero 7 Marcello Cozzoli, il numero 8 Riccardo Antonelli, il numero 14 Nelson Rizzitiello. Risponde Scafati con il numero 5 Vincenzo Di Capua, il numero 21 Biagio Sergio, il numero 7 Ernesto Carrichello, il numero 8 Nicolò Petrucci, il numero 6 Marco Mlinar. Sarà una bellissima partita da vivere quest'oggi qui con noi, amici di CTS e Azzurra Channel. Adesso tutto pronto per l'inizio di questa gara, che verrà diretta dal duo arbitrale Matteo Spinelli di Roma e Andrea Bernassola di Palestrina. Si attende di vedere le squadre che raccolgano il centro del campo. Peppe, partita, l'abbiamo detto, importantissima perché è la prima del girone di ritorno. Queste squadre si sono già incontrate nell'esordio per entrambe di questa stagione. Allora fu vittoria per l'Aquila Palermo in casa di Scafati, una Scafati che è cambiata molto perché tra i suoi ranghi non ci sono solo giocatori importanti che l'Aquila già conosce, come ovviamente Biagio o Sergio, ma anche giocatori che ha conosciuto come il numero 19 Marco Cucco, che è stato tra i protagonisti con Agropoli, giovanissimo, della serie finale dell'anno scorso. Hai detto bene, Lorenzo, è una situazione molto diversa rispetto a quella della prima giornata di campionato, ma la cosa che accomuna queste due squadre è che si attendeva che facessero un ottimo campionato. Ovviamente noi speravamo che il Palermo facesse un campionato di vertice e lo sta facendo, pur se con qualche interruzione. Hai detto bene, le due serie di vittorie in cui queste squadre con cui queste squadre arrivano alla partita. È chiaro che c'è voglia da parte dei due coach di capire quanto queste squadre possano dare in più, quanto possano tirare dal loro gruppo. La forza dell'Aquila, lo abbiamo visto in queste partite, soprattutto nella partita che ha vinto la scorsa volta, è la panchina, una panchina lunga, una grande qualità degli uomini a disposizione di Tucci, che permette delle rotazioni al coach dell'Aquila Palermo che altre squadre sono proibite. Potrebbe essere l'arma vincente dell'Aquila anche oggi contro una Scafati che si è rinforzata, ma che può e assolutamente deve sentire la forza mentale della squadra di coach Tucci, che deve assolutamente mettere sotto anche dal punto di vista non soltanto del gioco ma anche della classifica squadre pericolose come queste. E insomma, abbiamo un po' detto tutto di questa gara, che però ancora non comincia perché ci sono delle problematiche inerenti a un tabellone, un canestro. Allora, inizio che verrà leggermente ritardato, ovviamente sempre qui per seguire insieme questa gara, la 16ª giornata del campionato di Serie B Gione C tra Aquila Palermo e Cesarano Scafati.
dato per l'inizio della gara, risolti i problemi al canestro, e allora si può cominciare con questa Aquila Palermo Cesenano Scafati, 16ª giornata del campionato di Serie B, girone C, tutto pronto per la palla 2. A contendersela saranno ovviamente Riccardo Antonelli per Aquila Palermo, il numero 8 in bianco, e il numero 6, ossia Marco Mlinar. Cominciata la gara con Rizzitiello, prima palla per lui, Mlinar finisce a terra, Rizzitiello muove il pallone cambiando lato, si va da Marcello Cozzoli, blocco di Riccardo Antonelli, Cozzoli fino in fondo, mette il sottomano appoggiando alle vetro, primi due punti per l'Aquila Palermo che ha cominciato subito con la prima azione offensiva molto bene, Pepe. Sì, assolutamente, muove il pallone, è fondamentale mettere in ritmo i giocatori più importanti della squadra, è chiaro che bisognerà alternare molto, visto che la difesa di Scafati è molto fisica, le penetrazioni con i tiri da fuori. E allora Scafati che muove il suo primo attacco di questa gara, Sergio, spalla canestro contro Stella, ruba palla, la palla è di Scafati, perché l'ultimo tocco è proprio di Mauro Stella, play di Aquila Palermo, allora rimessa dal fondo quando mancano 3 secondi alla fine del possesso per Scafati, una soluzione veloce, si va ancora da di capo poi Sergio, da 3, lo mette, gran tripla sulla sirena da parte del numero 21 Biagio Sergio, e allora 3-2, che inizio Peppe? Inizio subito con le mani calde da parte delle due squadre, una bella rimessa dal fondo ben disegnata, 3 tocchi e il tiro dalla linea dell'arco, veramente ben fatto. Stella prova a rispondere Aquila con Rizzitiello, marcato molto da vicino da Carrichiello, adesso Antonelli dalla media si alza, non ha fortuna sul tiro in sospensione che balla un poco sul ferro e poi esce fuori, rimbalzo per Scafati che muove ancora palla con il suo direttore d'orchestra Vincenzo Di Capo, si va da Biagio Sergio, poi Stella che ruba fino in fondo, la palla non si alza dal parquet, è ancora Stella che deve però perdere un tempo di gioco, Rizzitiello finta ad andare a 3, ancora Stella, da Rizzitiello ancora Stella, giocano solo loro due, però è stata toccata la linea laterale e allora palla persa per Aquila Palermo, qui la palla non voleva alzarsi, Peppe, dal parquet. Sì, la palla non voleva alzarsi, poi Stella è stato bravo comunque a evitare l'infrazione di passi, però hanno gestito male la transizione e hanno permesso a Scafati di rientrare. Che ha fatto comunque molto velocemente questo ingresso in difesa, sfruttando anche ovviamente il fatto che la palla non si volesse proprio alzare. Penetrazione in aria da parte di Ernesto Carichiello che frutta altri due punti, 5-2 il vantaggio di Scafati. Siamo appena all'inizio del match, 8-25 alla fine di questo primo quarto. Stella interrompe il palleggio, va fuori da Requena che ha tanto spazio da attaccare per la tripla di Federico Requena, 5 pari, soluzione sempre ottima qui, si sono scordati un po' Requena perché la difesa era collassata sulla penetrazione di Stella. Sì, è fondamentale aprire poi sugli esterni, le penetrazioni servono anche a questo per aprire le linee difensive, un lavoro che fa bene anche Scafati come abbiamo visto poco fa, è chiaro che sarà importante il lavoro in mezzo di Antonelli, l'hai detto prima tu, Antonelli ha avuto quella piccola esitazione, adesso c'è un time out, vogliono parlarci sopra, però la cosa importante è che i due attacchi sono in ritmo, sia quello di Scafati che quello dell'Aquila, questo dà garanzia di vedere una partita altamente spettacolare. 5-5, 8-4 dalla fine. L'inizio di gara al Palamangano, 5-5 tra Aquila Palermo e Cesenano Scafati, abbiamo visto già alcune triple, belle penetrazioni, buone soluzioni di squadra da parte di entrambe le formazioni. Adesso Cozzoli si fa vedere, Stella che esce dai blocchi, Stella fino in fondo vuole andare fuori da Requena, ancora apertura per la tripla di Federico Requena, come sopra, esattamente uguale all'altra azione, Pepe. Assolutamente sì, la difesa di Scafati non riesce a trovare almeno momentaneamente delle contromisure, Stella entra con buona personalità e poi però se ti scordi gli esterni è chiaro che poi paghi. Scafati fino in fondo con questa bella penetrazione, poi il rimbalzo di Mlinar che batte la difesa a mani altissime di Riccardo Antonelli, un affare mai facile.
Sì, l'impressione è che Scafati insista molto nell'area pitturata, vogliono andare al ferro con grande continuità, forse perché capiscono che l'Aquila ha un problema di difesa lì in mezzo. Qua bravo Stella, molto morbida la sua conclusione. Eh sì, dalla media, allora 10-7 in favore di Aquila Palermo dopo questa bella soluzione personale di Mauro Stella. Scafati ancora in avanti, bella questa soluzione di Chiello, retene, interviene sporcando la palla e rubandola a Scafati, riparte ancora Aquila, Rizzitiello forzatissimo, ma la tripla entra, Nelson Rizzitiello 13-7. Ma perché era in ritmo, era forzata, forse non era la conclusione migliore che tutti speravamo, ma quando Nelson è in ritmo, quando sente il tiro, ha quella meccanica che gli garantisce grandi percentuali. Sergio, il backdoor è provato ma non riuscito con Di Capua, Stella che difende in questo caso bene. Allora, altra palla persa non forzata da parte di Scafati quando siamo sul 13-7 a 6 minuti e 40 secondi dalla fine del primo quarto, ed è sempre Mauro Stella che muove per Aquila. Rechena porta un blocco, ancora Stella che si decentra con la mano mancina, si va da Cozzoli, braccia alte, Rizzitiello ancora da tre, lo mette Nelson Rizzitiello, che inizio del capitano biancorosso, 15-7. Se ha la mano rovente Rizzitiello per gli avversari saranno guai seri. Vedi, continua Scafati ad attaccare il ferro, poco fa se tu presidi bene sotto canestro poi togli delle soluzioni. Qui è stato bravo il giocatore di Scafati a entrare a guadagnarsi il fallo. Nelson Rizzitiello, giocatore che lo sappiamo è mancato nella prima parte del campionato, adesso si sta facendo davvero sentire per i suoi da capitano. Due triple immense per tecnica, bravura ma anche ritmo, che portano Aquila a marcare il primo mini parziale, diciamo così, 15-7, comunque importante. Scafati, viaggio Sergio, vola in alto per mettere questi due punti, giocatore davvero di grande padronanza pitturata, diciamo così, perché sotto le planche è pericolosissimo. Pulisce ogni pallone che arriva dalle sue parti, trasformandolo come in questo caso in due punti, 15-9. Cozzoli, leggero isolamento, poi si va da Antonelli che porta un blocco, Cozzoli fino in fondo, a vetro Marcello Cozzoli, bel gioco qui anche con Riccardo Antonelli che era riuscito ad attirare la sua difesa creando lo spazio ad attaccare per Cozzoli. Sì, sia in difesa che in attacco sarà fondamentale il ruolo dei lunghi questa sera, vuoi perché attacca molto con le penetrazioni Scafati, vuoi perché Palermo cerca di comunque presidiare il infatti azione da tre punti, ha tenuto palla un po' troppo ferma poco fa Marcello, poi è riuscito a entrare molto bene in sottomano. Mostruosa linea di fondo di Biagio Sergio che è riuscito non solo a guadagnare il fallo, ad aggirare dopo il contatto Federico Recana, a trovare anche in girata praticamente due punti al vetro con la possibilità di farne diventare tre con il libero supplementare, 17-11 che diventa 17-12 a 5-30 dalla fine del primo quarto. Stella si muove, Recana portando ancora un blocco e Shantonelli fuori. Si fa vedere lato debole anche Rizzitiello, in angolo c'è Cozzoli, Stella, mano mancina fino in fondo, cambia mano, girata, e sono altri due punti per un giocatore che ha in questi movimenti praticamente il suo gioco di forza. Se entrano anche questi canestri onestamente forzati le cose vanno bene per Aquila, però bisogna trovare soluzioni leggermente più ragionate e non bisogna concedere come in questo caso tiri facili agli avversari. Sì, Di Capua che va su e mette altri due punti, meccanica strana ma vincentissima. Allora 19-14, Antonelli, le squadre hanno cominciato davvero alla grande perché 19 punti per Aquila, anche 14 a metà praticamente quarto, sono sicuramente un buon bottino. Cozzoli da casa sua non va, e allora il rimbalzo da parte di Mlinar. Ancora Scafati con Carichiello, va in alto, sporca Rizzitiello, poi Mlinar non riesce. E qui anche un po' sfiduciato, forse hanno ceduto le gambe. Adesso cerchiamo di capire come Rechena in qualche modo per Stella. Adesso Rechena si apre, ma si è aperto anche Rizzitiello. Terza, tripla consecutiva che non va. E allora esce fuori. 19-14, si resta così. Adesso, Peppe, ovviamente il punteggio ci dice che le due difese non stanno lavorando benissimo, questo va detto, però comunque si prendono tanti tiri le squadre che sono forzati, molti sono andati a segno finora. Quello di prima per esempio era un tiro ben costruito, la tripla è uscita ma era un tiro logico con l'extra pass, come in questo caso per esempio con Scafati che va con buona libertà ma sbaglia, attenzione da sotto. Sì, è qua una zona che Aquila non ha fatto bene, che ha lasciato tanto spazio, poi rimbalzo che non è, lotta rimbalzo che non è arrivata. Stella fino in fondo, il fallo fischiato a Vincenzo Di Capua. Discutono adesso i biancorossi in panchina, Tucci chiama immediatamente timeout, non gli è piaciuto evidentemente quest'ultimo atteggiamento difensivo. 19-14, 3:50 dalla fine del primo quarto.
Si rientra in campo dopo il time out, risiede per Antonelli, 19-14 in favore dei padroni di casa in bianco-rosso, l'Aquila Palermo. Stella si muove, che hanno sfruttato tutta la linea di fondo, poi Mauro Stella chiede spazio da attaccare proprio sulla destra, e allora cambio mano ancora Mancina, Stella fino in fondo, va in alto, lo mette col fallo, saranno possibili 3 punti, sono 2, arriverà il libero supplementare, 21-14, che gran penetrazione di Mauro Stella. E questo dimostra l'importanza dei canestri che sono stati fatti prima da Rizzitello, perché Stella è un rebus quasi irrisolubile per la difesa di Scafati, perché naturalmente la difesa gli concede queste penetrazioni perché ha paura degli scarichi. È chiaro che a quel punto o ti chiudi e fai fallo, oppure consenti a Stella di entrare e di aprire gli spazi. Questa è una chiave di lettura in attacco veramente importante per Coach Tucci. Stella sbaglia, e questa è una novità, perché è un giocatore che viaggia ben oltre l'80% di media sui tiri liberi, e quindi errore. Cambio per Scafati di coach Iovino. Attenzione adesso Cossoli che combatte in angolo contro il giocatore di Scafati. Adesso Rechele, Sergio mette un altro gran tiro in allontanamento sulla difesa molto fisica di Rechena. I due si erano spostati, vedete, sono date di santa ragione. Ingresso in campo di Cucco, giocatore che abbiamo detto con Agropoli, Rizzitiello ancora da tre, non lo mette, Antonelli non arriva al rimbalzo. Ci arrivano invece le manone di Marco Mlinar. E allora Cucco che muove il suo primo pallone, giocatore che, lo dicevamo, ha giocato con Agropoli il scorso anno, comunque lo scorso finale di playoff, tripla da lontanissimo che non va, Rechena combatte con Sergio, rimbalzo lungo che arriva tra le mani di Marcello Cossoli, corre il numero 7 biancorosso, mano Mancina, si deve fermare proprio contro Cucco, adesso cambia mano, si va da Rizzitiello, mette ordine Mauro Stella, 12 secondi alla fine del possesso, end off di Rechena, Stella ancora avanti, indietro, Stella dalla media, non lo mette corto, e allora adesso attacchi che cominciano un po' forse anche a pagare un po' di stanchezza. Cucco, prima azione personale, Cucco fino in fondo, la stoppata di Riccardo Antonelli che conferma il suo status di miglior stoppatore del girone C con questa ennesima cancellatura. E però Cucco pretendeva probabilmente troppo dalla sua prenotazione, molto leggibile, bravissimo Marcello. È uno che, l'hai detto bene tu, le altre squadre dovrebbero conoscere le sue capacità e non dovrebbero sfidarlo così. Lo dice anche la statistica individuale delle stoppate, Antonelli la guida nel girone C. Sergio da tre, che giocatore viaggio Sergio dalla media, da sotto canestro, da tre, un giocatore assolutamente completo, 21-19, che partita degli attacchi. Lo vedi, non appena abbassa un pochettino l'intensità offensiva Scafati si fa subito sotto, questa sarà una gara da lottare veramente fino al suono dell'ultima sirena. Stella, colpo proibito di Cucco, Stella continua, ancora Stella, palla canestro, si va da Antonelli, la palla è persa, Mlinar riparte con Cucco che gestisce sicuramente meglio il palleggio rispetto a Mlinar, ancora Cucco contro Antonelli, adesso si muove nuovamente alle spalle Carichiello, Cucco prova dalla media, altra grande conclusione, 21 pari, Scafati che è uscito davvero perfettamente da quel time out chiamato da coach Tucci, andando addirittura a pareggiare i conti quando mancano 1:30 alla fine di questo bellissimo primo quarto. Stella dal palleggio per Cossoli, tanto spazio, Cossoli da tre, lo mette Marcello Cossoli, prima tripla per lui, 24-21. Eh sì, le scelte in attacco di Scafati hanno pagato, ma adesso devono concedere qualcosa anche in difesa. È chiaro che ci vuole molta più attenzione perché varia molto di più la qualità dei tiri, la formazione ospite. Questo movimento fino all'ultimo secondo è importante per trovare degli spazi buoni, come in questo caso sotto canestro. Melina a rassegno contro Antonelli, adesso Aquila che deve senza dubbio in questo secondo quarto, che sta insomma per arrivare, sta per concludersi il primo, alzare il ritmo in difesa, che è un po' la caratteristica che vuole Coach Tucci. Dentro anche Alessandro Azzaro, ma fino in fondo c'è il fallo da parte di Biagio Sergio, e quindi gioco fermo, cambio per Aquila Palermo, esce Mauro Stella ed entra Daniele Merletto, è così. Adesso Tucci a colloquio con i due suoi play. 24-23, applausi per Daniele Merletto che fra 3 giorni andrà a Livorno per giocarsi l'All-Star Game, a cui è stato convocato, l'All-Star Game di Serie B, proprio della Lega Nazionale Pallacanestro, che si terrà a Livorno, rappresenterà l'Aquila Palermo. Merletto, prima palla per lui, Merletto, se becca ancora Daniele Merletto, si va da Antonelli, prende uno sfondo Antonelli, qua
si arrabbia tantissimo il numero 8 biancorosso Mlinar, sembrava messo bene col corpo. Sì, sì, assolutamente, chiamata corretta da parte degli arbitri, si arrabbia infatti coach Tucci, palla un po' troppo telefonata, aspettava lì il pallone, è stato bravo il difensore a prendere lo sfondamento, un po' goffo forse il movimento Marcello che diciamo cercava spazi, ha tenuto, e credo che fosse questa la arrabbiatura di coach Tucci, ha tenuto un po' troppo ferma la palla Marcello. Cucco, si va ancora da Biagio Sergio. Palla ancora con le urla di Gianluca Tucci, coach di Aquila, Sergio da tre, lo mette anche questo Biagio Sergio, mamma mia, 20 secondi alla fine, 26-24 Scafati che torna avanti dopo quel parziale iniziale. Adesso Merletto attende, saranno gli ultimi 10 secondi di questo primo quarto. Merletto ancora tra le gambe, Merletto step back, Merletto contro Cucco, non c'è fallo, Cucco passi clamorosi di Cucco che non venne anche vicino al canestro, ma anche un secondo e sei, sembrava aver fatto più di un passo Cucco in realtà. Sì, ho qualche dubbio sul contatto innanzitutto e poi sembrava assolutamente passivo, meno male che non ha messo il tiro dalla lunghissima distanza, però la verità è che deve un pochettino variare gli schemi d'attacco. Merletto deve tirare da metà campo, Merletto va vicinissimo alla tripla clamorosa, 24-26, questo è il responso del primo quarto di vantaggio Scafati. Si riparte con la gara, secondo quarto, tranquilla Palermo e Cesarano Scafati, 24-26 il responso del primo quarto con grandissime scelte offensive da parte di entrambe le squadre. Cucco da tre e va cortissimo, non è arrivato il fischio che qui molti del Palomangano volevano. Peppe, Giuseppe D'Agostino qui accanto a me, tra l'altro un piacere personale, insomma la mia prima telecronaca accanto a Giuseppe D'Agostino che oltre al calcio insomma si interessa anche di basket. Piacere ovviamente reciproco, il basket è una grande passione, ovviamente tutti noi sorreggiamo l'Aquila Palermo sperando che porti il basket palermitano in alto in Italia, davvero vogliamo che questa squadra arrivi dove la città merita di stare. Primo quarto segnato dalle triple di Scafati che ha veramente bombardato il canestro. C'è stato un problema per Aquila che a un certo punto ha mollato un po' l'intensità difensiva, occorre cercare di essere più reattivi soprattutto sugli scarichi, non concedere facilmente tutti questi tiri dall'arco dei 6-25 perché bisogna assolutamente difendersi contro queste soluzioni che Scafati ha trovato in modo molto efficace alla fine del quarto. Adesso vi daremo anche un paio di dati del primo quarto, intanto cambio per coach Iovino a Scafati, esce con il numero 8 Petrucci ed entra il numero 4 seguenti Monacelli. Cucco muove la palla per Scafati, si va da Sergio, palla ancora che viene mossa dai giocatori Scafati, buono questo tiro dalla media che però non va da parte del numero 7 Carrichiello, il rimbalzo di Aquila Palermo con Marcello Cozzo di Aquila che ha tirato nel primo quarto con un 10-16 dal campo, 4-8 da 3, 50%, dunque molto positivo come inizio, 6 rimbalzi totali, 5 assist, 2 palle recuperate, anche 5 palle perse per Scafati, 11-21 dal campo, 8-13 da 2, 3-8 da 3, 11 rimbalzi totali, 4 assist, solamente 3 palle perse. Brichitiello dalla media in allontanamento non va e allora rimbalzo da parte proprio del neo entrato seguenti Monacelli. Cucco muove velocemente il pallone da Biagio Sergio contro Alessandro Azzaro. Cucco, inversione di campo per Scafati, qui ha perso il tocco, il contatto con la palla a spicchi e allora palla persa per i campani, cambio anche per coach Tucci, esce Nelson Brichitiello ed entra Bruno Ondomeng con il numero 19, applausi per il primo scorcio di gara del capitano Nelson Brichitiello. Assolutamente sì, ma Aquila deve ricominciare a fare quello che faceva all'inizio con cui aveva creato il primo break, non attacca più il ferro, quello che faceva Benestella creando paura nella difesa di Scafati perché si aprivano per i tiri da fuori, adesso l'attacco è un po' troppo prevedibile.
Merletto scambia con Cozzoli, ancora si fanno rivedere i due giocatori fallo da parte del numero 4 appena entrato, Seguenti Monacelli, Daniele Seguenti a Monacelli, e dunque primo fallo di squadra per gli ospiti, secondo fallo di squadra per gli ospiti, in precedenza c'era già stato un fischio arbitrale contro Scafati. Allora 2-0, ancora nessun fallo fischiato da Aquila Palermo in questo secondo quarto, sedicesima giornata del campionato di Serie B, girone C. Palla persa da parte di Antonelli, Cucco velocissimo, si era praticamente nascosto alle spalle del centro biancorosso, palla che adesso balonza su linea di out sinistra, ancora uno scambio, Monacelli perde palla, allora si va da Aldomenghe, palleggio difficoltoso, apre per Cozzoli, da tre, ritmo ancora altissimo, Marcello Cozzoli, la tripla da parte sua, 27-26, 8 minuti dall'intervallo lungo. E alla fine, quando c'è da mettere ordine in una fase di gioco confusa, Marcello ha sempre il guizzo giusto. Grande padronanza nella tecnica, Cucco non riesce a stare in piedi, e allora palla persa ancora per Scafati. Cucco arrabbiatissimo con se stesso anche. Sì, e direi arrabbiatissimo anche con i compagni, si è un po' fermato l'attacco di Scafati, e siamo sempre lì. Quando la difesa di Aquila trova le giuste misure, quando riesce a limitare gli scarichi e a chiudere quelli che sono i rifornimenti per gli esterni, l'attacco di Scafati va in tilt. Corre ripari, coach Iovino, 27-26 a 7.50 dalla fine. Capo le squadre, 27-26 con Aquila Palermo che ha risposto bene ad un parziale iniziale di questo secondo quarto di Scafati. Merletto contro Cucco, si rinnova il duello, Cozzoli pensa un attimo al tiro da tre, era veramente complicato, scambio con Antonelli, Cozzoli da tre, non lo mette, Domenghe prova a contendere il rimbalzo, però la palla sfiora la parte alta del tabellone, dunque rimessa dal fondo per Scafati, altra soluzione dal perimetro per Aquila Palermo, non è però andata a buon fine. Cucco contro Merletto, giocatori molto svelti anche con le braccia, le mani a rubare palloni. Azzaro, bello qui il movimento a girare da parte del numero 7 Carrichiello, frutta due punti, 27-28, elastico al palmagliere. Assolutamente sì, una situazione molto incerta, però bisogna continuare così, costringere Scafati a forzare le soluzioni. Antonelli dalla media non lo mette, allora Biagio Sergio che prende il rimbalzo, apre ancora per Carrichiello, semitransizione, corso lì, commette fallo secondo due arbitrale, probabilmente era un blocco in movimento, non si era messo bene con i piedi a terra, allora fischio contro la difesa, esce Riccardo Antonelli un po' sottotono soprattutto al tiro in questa breve fase, rientra Federico Recanà. Sì, il suo è un ruolo molto delicato perché è chiaro che lì sotto deve essere lui a fare la differenza con la sua classe, è giusto che tu ci gli dia qualche attimo per rifiatare e anche per riflettere un po'. 27-28, 7 minuti all'intervallo lungo tra Aquila e Scafati. Cucco, Seguenti Monacelli, tocco di Cozzoli, rubata da parte della difesa biancorossa, Azzaro fallo, non fischiato, Merletto si prosegue, Cozzoli ancora una finta, è collassata ancora una volta difesa di Scafati, Cozzoli fino in fondo non riesce a metterlo, rimbalzo, adesso sono botte da Orbi sulle panchelle palamangano, soprattutto perché il due arbitrale fischia il giusto, nel senso che è un metro che lascia molte di queste situazioni un po' in là. Sì, un metro un po' NBA quello che sta tenendo il duo arbitrale, però lo avevamo detto. Tra l'altro Scafati è una squadra veramente dai mezzi fisici notevoli e bisogna assolutamente stare attenti sotto i tabelloni e non lasciare spazi né per quanto riguarda i rimbalzi in attacco né per quanto riguarda i rimbalzi in difesa. Si riparte allora a 6 minuti e 35 secondi alla fine di questo secondo quarto, 27-28 il vantaggio assolutamente di misura di Scafati. Sergio, passi in partenza, no, c'è il fallo
il fallo nel pitturato visto nei confronti probabilmente di Bruno Ndombele. Intanto ingresso in campo anche per Edoardo Di Emilio al posto di Marcello Cozzoli, e rientra in campo anche Di Capo al posto di Carrichello per Scafati. Adesso rimessa al fondo con 14 secondi ovviamente a disposizione di Scafati. Palla per il numero 15 Malpede. Adesso Carrichello, no, è Sergio in possesso. Cucco, mancano 5 secondi. Berretto deve alzare la pressione, lo fa molto bene Cucco da 3, mandando in aria un pallone che era molto complicato, è andato molto vicino però la tripla. Allora, sempre pericoloso. Alzano chiede palla, ma Merletto vuole giocare anche con il cronometro e con la palla tra le mani. Merletto, fallo, e adesso il due arbitrale ha cambiato anche un pochettino perché vede Fischi che prima, diciamo, lasciava anche andare anche a palla lontana. La mia impressione è che non voglia lasciarsi scappare la situazione, la partita dalle mani. È chiaro che ha capito che questa sarà una partita estremamente equilibrata. Il conto dei falli, gli eventuali tiri liberi potrebbero pesare, non può esibersi dal fischiare contatti. E siamo già 3-3 in questo secondo quarto. Azzaro, tutta la rimessa dal fondo, si vede Merletto, Racchiana porta un blocco, ancora da Azzaro, finta che manda fuori giri Malpede, grande ingresso di Alessandro Azzaro, è così che deve attaccare Aquila. Questo che bisogna fare, quello che faceva Stella nel primo quarto, bisogna attaccare il ferro, la difesa di Scafati si apre, ha paura di commettere fallo degli scarichi e bisogna insistere e andare al ferro con insistenza, con continuità. Cucco dalla media, se lo dimenticano un attimino, poi però sbaglia, Malpede prova a agguantare in qualche modo il rimbalzo, allora Aquila che esce fuori dalla sua metà campo con Daniele Merletto, sempre lui, palla tra le mani, Merletto tra le gambe, chiama il gioco, adesso deve aprirsi un po' Aquila. Merletto gioca col cronometro contro Malpede, bruciato, e Daniele Merletto fa esplodere il palamangano. 31-28, 5-14 dalla fine del secondo quarto. C'è un problema di aiuti, soprattutto sulle penetrazioni. Poco fa aveva fatto un bellissimo movimento, voleva probabilmente l'alto basso, ha lasciato lo spazio poi per la penetrazione, ancora una volta vincente. Di Capo per Malpede, tanto spazio da attaccare, va corta la tripla, Sergio sempre lui, grande assist per Malpede, Bruno Domenghe stoppa e poi fallo, però Aquila non ha permesso i due punti a Scafati. Grandissima giocata difensiva di Bruno Ndombele, non ha permesso i due punti, non ha permesso il gioco da tre punti, ha intimidito sotto canestro Scafati, che è quello che bisogna fare per tenere il controllo della partita. Esce Malpede, rientra in campo con il numero 6 Marco Mlinar. E altro cambio anche per Scafati ancora, entra il numero 3 Fabio Sansone, esce il 4 Daniele Seguenti Monacelli. Due liberi per Biagio Sergio, che poc'anzi non era riuscito a fare quello che ha fatto sinora, si appoggiare al vetro qualsiasi cosa, ma anche tirare dal perimetro. Tanti punti per Biagio Sergio in questa inizio gara. I fischi del palamangano, sbaglia Sergio. Non sbaglia il secondo, nonostante i bui fischi del palamangano a disturbarlo. E allora 31-29, quando mancano 4 minuti e 45 secondi all'intervallo lungo. Requena da 3, non lo mette, rimbalzo da parte di Mlinar che affida a Cucco. Adesso Di Emilio contro Cucco, si muove il neo entrato Sansone, non visto, fuori ancora per Di Capua che da 3 si alza, lo mette in situazione di corpo strana, meccanica tutt'altro strana, ma diciamo 31-32 sono 3 punti. Però il problema è che le scelte sbagliate in attacco ti fanno soffrire in difesa. Il tiro di Requena non stava né in cielo né in terra, poi ti becchi un attacco e becchi la tripla. Merletto muove ancora palla, tanto spazio, fallo in attacco da parte di Federico Requena. Merletto aveva messo la tripla. Eh sì, appunto, questi sono quei momenti in cui probabilmente un giocatore deve cercare, e infatti Coach Tucci lo cambia immediatamente, le rotazioni sono importanti per questo, la qualità delle rotazioni è importante per questo, però ripeto, in una partita equilibrata come questa, le scelte in attacco fanno tutta la differenza del mondo. Mini tegola per Coach Tucci, il terzo fallo di Federico Requena, arriva molto presto, manca buona metà del secondo quarto, tutta un'altra partita ancora che si deve giocare dopo l'intervallo. Ancora difesa lunga da parte di Rizzitiello nei confronti di Di Capua, e che frutta altri due punti, 34-31 in favore di Scafati. Ndombele brucia letteralmente Di Capua, perde contatto col pallone, chiede fallo, ma c'è stato un contatto alla difesa, forse col pallone. No, non solo, ma tra l'altro il giocatore è rimasto nel suo cilindro, non era assolutamente fallo, non aveva andato il giocatore di Aquila ad andarsi a schiantare contro il difensore. Giusta la chiamata arbitrale, così come giusto questo fischio proprio contro Ndombele, che ancora probabilmente
non si era, fallo di frustrazione pura dopo il mancato fischio da sua detta, insomma, detta sua. Precedentemente il secondo fallo, guadagna la panchina, rientra Marcello Cozzoli. 32-34, situazione falli, 4-3 per Aquila, che esaurisce il bonus con questo fallo. Due liberi adesso per Di Capua, non mette il primo. Vediamo anche la situazione falli personali per Aquila Palermo, i 3 di Federico Recani, 2 di Marcello Cozzoli, 1 a testa per Antonelli e Risitiello e per Ondomeng. Scafati, 2 falli per Di Capua, 1 per Carichiello e Sergio, 1 anche per Seguenti, Monacelli e Malpede. 31-35, 3-33 alla fine di questo secondo quarto, poi sarà intervallo lungo, un quarto d'ora di pausa. Di Emilio, Merletto, ancora per Di Emilio, da 3, grande distanza, va corta, allora Cucco che guadagna il rimbalzo, si va da Di Capua. Cucco si sistema proprio in fondo, in qualche modo Di Capua lancia in aria un pallone che non va. Merletto, Cozzoli, grandissimo contropiede di Marcello Cozzoli insieme a Daniele Merletto, in generale buona transizione offensiva per Aquila Palermo. 33-35, gara ovviamente che viaggerà sui binari dell'equilibrio sino potenzialmente fino alla fine. Per penetrazione molto interessante qui il tap-in, bisogna stare molto attenti perché la mia impressione è che questo ritmo di partita favorisca un pochettino Scafati, anche perché mi sembra che Aquila continui ad affrettare troppo certe scelte in attacco. E qua il rimorchio di Minar che è arrivato a essere due punti. 33-37, Cozzoli, qualche difficoltà anche nel palleggio, però riesce come sempre a tornare sui suoi passi. Merletto dentro per il Sitiello, bello questo gioco che però non frutta due punti, frutta sì un fallo, raggiunto il bonus anche da parte di Scafati. E questo è quello che bisogna fare, differenziare gli attacchi, questa verticalizzazione, il movimento sotto canestro, soffre tantissimo Scafati e questo è quello che Aquila deve cercare. Cambio ancora per gli ospiti, esce Cucco e rientra Carrichiello, Ernesto Carrichiello con il numero 7. Risitiello mette il primo, 34-37. Coach Iovino che parla con il suo numero 5 di capo, Risitiello mette anche il secondo, 35-37. Adesso Scafati che torna in attacco con Sansone, si va da Sergio, mette il movimento a Carichiello, poi ancora chiede spazio, il play di Scafati contro di Merletto che non gli concede spazio, Merletto ruba per un secondo palla, poi Di Capua ritorna in possesso, mancano 6 secondi alla fine dell'azione di Scafati. Di Capua dentro per Blinar che gira e mette 2 grandissimi punti, un canestro alla Tim Duncan veramente eccezionale, però ripeto, anche queste sono delle disattenzioni che Aquila non si può assolutamente permettere. Merletto 35-39, si va da Risitiello, attacca Manomancina, dentro per Azzaro, qui un fallo forse ci poteva stare, non è arrivato, arriva invece la rimessa e la palla persa per Aquila Palermo. Eh sì, effettivamente sì, il movimento mi è sembrato falloso, forse ha preso un po' di cuoio, un po' di mano, gli arbitri hanno optato per il non fischio. E adesso arbitro che va a parlare con coach Tucci, ricordiamo i due arbitri, signori Matteo Spinelli di Roma e Andrea Bernassola di Palestrina, sempre nel Lazio. Palamangano non gradisce questo non fischio, ovviamente, tifo biancorosso. Sansone ruba Cozzoli e non ha fortuna Marcello Cozzoli, che se ben lo conosciamo sarebbe andato dritto dritto per il ferro. Sì, anche perché l'intensità è quella necessaria, Cozzoli sta dando un pochettino la scossa, è importante anche mostrare ai compagni che bisogna attaccare, bisogna spezzare il ritmo d'attacco di Scafati. 35-39, mancano adesso 19 secondi alla fine di questo possesso, 1 minuto e 35 alla fine del secondo quarto, che Aquila deve chiudere sicuramente più vicino a Scafati, può farlo. Palla persa da parte di Carichiello e quindi Aquila che recupera, qui buona difesa. Risitiello e Cozzoli che parlano tra loro. Cambio, rientra Cucco ed esce Di Capua.
Coach Iovino insieme al suo assistente Enrico Cirillo, che cambia spesso volto alla sua squadra, una rotazione comunque seppur giovane molto profonda, squadra che cambia volto spesso e quindi può anche mandare in confusione l'avversario. Merletto fino in fondo appoggiando al vetro, spettacolo puro, Merlo Visione 37-39, mancano 1:13 alla fine del secondo quarto. Merlo Visione autentiche, queste sono le giocate che spaccano in due la difesa, sono le giocate che ti danno fiducia, sono le giocate che ti permettono anche di aprire le difese avversarie. Cucco dentro per Mlinar contro il Sitiello, Mlinar ancora linea di fondo e altri due punti, 37-41, 55 secondi alla fine di questo secondo quarto al Palamangano. Tranquilla Palermo, ci saranno scafati per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Qui fallo calcistico, quasi un'entrata di Mlinar su De Emerlet. Sì, in effetti è molto fisico questo numero 6 di scafati, ma si muove splendidamente sotto canestro, lo sto osservando, ha fatto due canestri anche difficili in cui ci vuole grande fantasia, si fa sentire in difesa, questo è un uomo da tenere d'occhio. Certo, Merletto ti manda assolutamente fuori giri col suo gioco di in palleggio, il ball handling, quindi Merletto che mette il suo primo libero, 38-41. E mette anche il secondo, 39-41, 48 secondi. Aquila adesso che deve alzare il ritmo in difesa per questo finale, ultimi possessi del secondo quarto, anche per cercare di andare in vantaggio addirittura l'intervallo. Cucco, lontani dal canestro, Cozzoli contro ancora una volta il numero 3 Sansone, si va da Sergio, Cucco, muove palla, cambio accettato da Di Sitiello, ancora Cucco, step back, Cucco, che tripla da parte di Marco Cucco, lo sapevamo, giocatore dalla grande qualità tecnica. 20 secondi, 39-44, serve un canestro di Emilio, sguardo al tabellone per vedere quanto manca, mancano 13 secondi in questo istante, discrepanza leggerissima con il cronometro del possesso di Emilio. Ancora Dimitri, fa tutto da solo, va in alto, in fondo, mette al vetro, 4 secondi, 3 secondi, scappati di me. Biagio Sergio, veloce per Carichello che manda palla, adesso si gira e non mette. Mlinar, il canese che ha avuto il clamoroso. 41-44, così si chiude il primo tempo tra Aquila Palermo, ci sono scaffati al Palamangano. Del secondo tempo, il terzo quarto in questa 16ª giornata del campionato di Serie B, la prima del girone di ritorno, il girone C tra Aquila Palermo e Cesarano Scafati. 41-44 il responso dei primi 20 minuti di gioco, un poco di numeri, Aquila Palermo i padroni di casa di Coach Tucci, 16 su 28 dal campo, 5 su 12 da 3, 10 rimbalzi, 6 assist, 8 palle perse e 4 recuperate contro una Cesarano Scafati che viaggia su Ograte, medie realizzative, 18 su 33 dal campo, 5 su 11 da 3, poi 18 rimbalzi totali, 6 assist, 9 palle perse, anche frutto della velocità in difesa di Aquila Palermo. Come sempre vi raccontiamo questa sfida al Palamangano, Lorenzo Anfuso e accanto a me c'è Giuseppe D'Agostino. Peppe, come vedi questo secondo tempo, soprattutto cosa avrà potuto dire Coach Tucci ai suoi nell'intervallo? Indiscutibilmente di difendere di più e meglio, di fare migliori scelte in attacco, ma bisogna assolutamente smorzare l'entusiasmo, e questa tripla all'inizio del terzo quarto può essere importante, però bisogna continuare a fare quello che faceva Aquila nel primo quarto, cioè attaccare il ferro e impedire a Scafati di avere le sue soluzioni migliori in attacco e di avere fiducia, che è quella che ha portato avanti la squadra ospite. La bomba di Super Marcello Costri, la stoppata di Nelson Rizzitiello, gran difesa questa prima di Aquila nel terzo quarto. Stella fino in fondo sfruttando proprio sotto canestro Antonelli, si apre da tre, non lo mette, il rimbalzo da parte di Mlinar, grande inizio, avvio a alti ritmi come lo era stato l'altronde l'avvio di gara, 44 pari e adesso non siamo più pari perché ci pensa il numero 8 di Scafati, ossia il giocatore proprio Micolo Petrucci, minuti iniziali per lui nel primo quarto, poi molta panchina, probabilmente qualcosa è subentrato a livello fisico, adesso è entrato in campo molto bene. 44-46, Antonelli ci riprova da 3,
non lo mette, neanche questa è un po' corta, si dispera il centro varesino, un centro ovviamente atipico, un 5 diciamo così moderno che sa giocare anche dal perimetro. Petrucci ci prova dalla grande distanza, la palla entra e poi esce, viene nel basket solo con Aquila Palermo al momento. Sputata dal ferro la palla, però prima un taglio backdoor troppo semplice, Antonelli prova, i compagni cercano di metterlo in ritmo, è importante, capiscono la sua fondamentale importanza, questi sono tiri che si devono prendere come questo di Requena, sono tiri che possono uscire, però non bisogna assolutamente mollare, bisogna continuare ad attaccare l'area pitturata perché è lì che Scafati soffre. E poi mantenere alto il ritmo difensivo, come vi dicevamo all'inizio di questo terzo quarto. Viaggio Sergio, grande passaggio dietro la schiena, Stella capisce tutto prima degli altri, anche prima di Mliner probabilmente, sporca il pallone, sarà rimessa dal fondo con 10 secondi per Scafati da concludere questa azione. Mlinar, si muove Petrucci, si muove anche Biagio Sergio, la palla finisce tra le mani di Capua. Adesso Carrichiello dalla media si alza, gran tiro che non arriva però perché il ferro lo sputa fuori. Sergio va a prendersi la tripla, mamma mia che gran canestro di Biagio Sergio, che non aveva praticamente spazio, aveva altri 12 secondi buoni da sfruttare, ha messo la tripla del 44-49. E questo è il basket, magari costruisci un buon tiro e non entra, poi questo tiro assolutamente mal consigliato, in precario equilibrio, è ovviamente illogico rispetto agli schemi d'attacco. Intanto c'è gli arbitri chiamano un fallo in attacco, onestamente io non ho visto. Fischio che in pochi hanno capito qui al Palamangano contro Aquila Palermo, fallo in attacco, e allora Scafati che riparte con Sergio per Mlinar contro Antonelli. Mlinar va lungo, poi Carrichiello in qualche modo con la palla che finisce tra mani di Capua, ancora di Capua dentro, corso di braccia alte, non va il tiro, e allora Stella riparte mettendo ritmo, fallo da parte proprio di numero 8, poc'anzi Nicolò Petrucci, che sfrutta una rimessa laterale ovviamente per Aquila Palermo con 22 secondi, chiaro fallo per interrompere la transizione offensiva. Antonelli finta di riconsegnare a Corsoli, poi si va da Requena, Requena vuole attaccare contro Biagio Sergio, lo sposta, Requena va vicinissimo, un gran gioco da tre punti non concluso, prende un fallo da parte di Biagio Sergio. Vediamo anche la segnalazione del tavolo, è importante perché Biagio Sergio ha davvero fatto una gran partita finora, ha trascinato i suoi ed è solamente al secondo fallo, quindi è stato importante. Vediamo questi tiri liberi, ma ovviamente l'azione di Requena è nata ancora una volta dalla volontà di andare a fare superiorità sotto canestro. Poco fa una buona difesa, buone difese producono buoni tiri, questa è l'equazione. Aquila deve assolutamente insistere sulla buona difesa, che è quello che ha permesso a Scafati di fare più punti di quanto probabilmente avrebbe meritato. Poi ovviamente se c'è uno come Sergio che la mette sempre dentro da tre è ancora più difficile. Biagio Sergio prova ancora ad andare dal dentro, però non ce la fa, allora si riparte. 45-49, 4 punti di vantaggio per gli ospiti. Stella, vede il Sitiello, si alza da 3, non lo mette. Antonelli che non riesce a prendere il rimbalzo, probabilmente perché la palla era comunque più avanti rispetto alla sua posizione. Sergio no look per Carrichiello, fuori ancora per Sergio, da 3, lo mette col fallo. Sono 4 i possibili punti per Biagio Sergio, che non ne sbaglia una. Eh sì, è veramente in fiducia, si alza la mente con grande serenità, con grande tranquillità, i compagni si fidano di lui, per cui gli affidano il tiro, anche il mister gli dà la libertà di poter chiudere l'azione in questo modo. Questo è un brutto colpo, dovesse perfezionare il gioco da 4 punti, si andrebbe sopra di più di 2 possessi, e questo è diciamo un piccolo break che Scafati, un piccolo solco che Scafati potrebbe scavare. Meno male che non trasforma il gioco da 4, però bisogna assolutamente difendere meglio, bisogna cercare di attaccare di più il canestro. 23 punti, 8 su 9 dal campo, 3 su 3 da 2, 5 su 6 da 3 per Biagio Sergio, mostruosa partita. 45-52, non va buon segno l'attacco di Aquila, allora ancora di Capua, fallo in attacco per Scafati e quindi cambio anche per coach Tucci, che reinserisce Edoardo Di Emidio, esce Mauro Stella. Come limitare Biagio Sergio? Peppe con il palamangano che cerca di trascinare i suoi, cercare di isolarlo, impedirgli i rifornimenti, provare con gli aiuti, possibilmente magari concedere qualche penetrazione in più, ma assolutamente non permettere ai compagni di armare la sua mano.
Rizzitiello si va da Cozzoli, deve mettere un verso ritmo Aquila nei suoi attacchi, soprattutto nelle sue difese. Rizzitiello, ancora palla rubata da parte di Biagio Sergio, ancora lui che ruba la sfera e riparte Scafati, palla per Mlinar che non appoggia anche per la buona difesa di Edoardo Di Emidio che riparte con Aquila, la palla per Meletto ruba, ancora palla Di Emidio, ancora che non succede per la Mangolo, Cozzoli da tre dall'angolo, non lo mette, rimbalzo di Antonelli, non lo mette, allora ancora la palla che va a Scafati, la palla per Aquila. Che è successo in questi due possessi? Un po' di frastone, il Palamangolo si fa sentire. Sai, succede spesso nel basket, il canestro può alcune volte una vasca da bagno, altre volte la corona di un ago. Aquila costruisce buoni tiri, credo che Costucci non abbia nulla da dire, anche questa azione, il tiro di Marcello era ben costruito, anche Antonelli sotto canestro era riuscito a mettere una palla che lui normalmente mette. Questi sono tiri buoni, sono tiri invalidi, poi è chiaro che nel basket ci può stare di non, che non entrino, però è questo il modo giusto in cui Aquila deve attaccare. L'arbitrale che parla ancora con Costucci prima di questa rimessa, 11 secondi per Aquila Palermo alla fine di questo possesso. Antonelli per Merletto, serve una scossa anche che faccia saltare il palamangano. Merletto si va da Antonelli, spalla a canestro, Antonelli sulla sirena, non va, non va. Adesso c'è anche una buona dose di sfortuna nelle conclusioni di Aquila Palermo che non è aiutata. 45-52 il vantaggio di Scafati quando mancano 5 minuti e 15 secondi alla fine del terzo quarto. Tentativo di tripla ancora da parte di Petrucci, non va, e allora Merletto salta la prima ondata difensiva di Scafati, si va in angolo da Cozzoli. Cozzoli ancora muove il pallone, destra e sinistra, Cozzoli in linea di fondo, si deve riandare da Merletto, da tre, lo mette! Daniele Merletto, 48-52, questo è quello che serviva. E questo è il modo di attaccare, va dentro Cozzoli, bene, apre la difesa, poi lo scarico per un buon tiro da fuori, bisogna attaccare il ferro e soprattutto bisogna fare quello che ha fatto prima Aquila, cioè costringere Scafati a prendere delle soluzioni affrettate. Di Capua da tre mandando in aria un pallone, il rimbalzo di Emidio che può muovere i suoi, Cozzoli ancora in mezzo alla difesa, Cozzoli col fallo, Antonelli schiaccia, arriva prima, attenzione perché Antonelli non aveva visto il compagno e stava per schiacciarlo praticamente. Buono, grandissimo attacco, ingresso in aria di Marcello Cozzoli che produce un fallo, due tiri liberi, Aquila che adesso si è data la scossa. Parola d'ordine, intensità, la squadra non si è fatta sfiduciare dal break di Scafati, è rimasta con la testa dentro la partita, ha capito che quello aveva detto prima Lorenzo, gli attacchi erano buoni, era il modo giusto di attaccare, solo un po' di sfortuna, la palla non entrava, Aquila ha insistito, bisogna continuare così perché solo l'intensità può vincere questa partita. E anche il palamangano deve aiutare Aquila a vincere questa gara, deve sicuramente trascinare i suoi Cozzoli, 2 su 2, 50-52 in un amen, siamo nuovamente appaiati nel punteggio e nel tabellone del palamangano, 4 minuti e 20 secondi alla fine di questo terzo quarto. Adesso è gara verissima come lo è stata dall'inizio di questo confronto. Ancora Petrucci, show di Antonelli che porta Petrucci fino a metà campo, poi Carrichello spara da due, il fallo è di Mlinar e quindi palla recuperata da Aquila Palermo che avrà ancora un attacco da sfruttare. E adesso c'è un possesso di distanza tra le due squadre, coach Iovino, chiamate Mount, 50-52, 4 minuti e 7 secondi alla fine del terzo. Entra in campo dopo il time out, 50-52, Marcello Cozzoli,
mette il primo dei suoi due liberi, 51-52. 2 su 2, Marcello Corso l'impatta a quota 52 e quindi parziale svantaggio annullato da un gran rientro in campo di Aquila Palermo. Se entrava quella tripla tirata poco fa da Scafati, che attaccando la giugulare della partita andava a più 10, era veramente grave. Rimpiangerà molto quella tripla sbagliata, perché adesso ha perso fiducia la squadra ospite. Di Emidio che recupera dentro la linea, Di Emidio fino in fondo, si apre per il Sitello da 3, non lo mette, corto, e poi rimbalzo di Mlinar che riguadagna palla per Scafati. Carrichiello contro Di Emidio, si va da Cucco, rientra in campo. Adesso Scafati che deve allentare la pressione di Aquila, giocando anche col cronometro. Cucco per Mlinar che deve mantenere in equilibrio la palla. Tripla incredibile da parte di Nicolò Petrucci. E Scafati ha davvero tanto dentro e riesce a tirarlo fuori quando serve con queste triple davvero clamorose. Sì, ha tante soluzioni dall'arco, è chiaro che è ovvio che loro lavorano su quello. Vediamo Rizzitello. Rizzitello dalla media, 2 punti per il capitano, 54-55, 3 minuti alla fine del terzo quarto. Cucco si affida a Mlinar, si muove ancora Petrucci. Contro Cozzoli, blocco di Sergio, Rizzitello su del cambio, Petrucci a metà campo, siamo lontani dal canestro. Ancora movimento di gambe di Petrucci che va fino in fondo alzando un pallone, il fallo non c'è, si riparte con De Midio, transizione aperta per Aquila, Cozzoli fino in fondo, apre per Merletto, da 3, non lo mette, corto, e allora rimbalzo da parte ancora di Sergi insieme a Mlinar, e quando sembra che Aquila possa ritornare avanti le triple non entrano. Sì, è così, anche qui ha indugiato forse un pochino, Marcello ha tenuto troppo la palla, il tiro di Merletto era buono però è uscito, occhio perché poco fa c'era stato un contatto duro sotto canestro, gli arbitri devono stare molto attenti. Carrichiello da 3, non lo mette, allora rimbalzo di Sitiello, ancora possesso per Aquila, 54-55, momento fondamentale della gara, perché adesso che si vede quale delle due squadre potrà, se ci sarà l'occasione, andarsene via. Merletto dal palleggio, ancora per Antonelli, si deve girare Riccardo Antonelli, solo rete, 56-55, 1-55 alla fine del terzo. Sembra una gara di playoff, dico solo questo. Ed è così che era stata anche presentata in situazione di vigile fallo di Nelson Rizzitello su Biagio Sergio. Blocca il cronometro a 1 minuto e 47, il fallo è il numero 2 per Nelson Rizzitello, dunque a fare buono perché si trattava di Biagio Sergio. È un fallo ben speso, e il discorso dicevo poco fa, non gli devi armare la mano, è chiaro che in quel momento hai un fallo di squadra da spendere, un fallo personale da spendere, gli spezzi il ritmo in attacco, questi sono falli intelligentissimi. Antonelli ruba palla e può andare fino in fondo, Antonelli per la schiacciata, Kane torna avanti ancora e Antonelli arriva e poi la mancano, 58-55, 1 minuto e 30 secondi alla fine di questo terzo quarto. Sergio prova a spegnere il pallamangano, che grandissimo giocatore Biagio Sergio, 58 pari, che gara. È una gara straordinaria, adesso è salita anche la qualità degli attacchi, la qualità delle scelte da una parte o dall'altra. Scafati non molla assolutamente, ma sono tutte e due con la testa dentro la partita. Restate con amici di CTS, grandissima gara. Cozzoli da 3, non lo metta, Antonelli che lo torna in balzo a terra, chiede fallo, non ce n'è, e allora Cucco si va da Carrichello, chiede palla a Mlinar, Sergio da 3, non lo mette, questa ed è una notizia clamorosa che Biagio Sergio non abbia messo una tripla. Merletto, mancano 50 secondi di questo terzo quarto davvero infuocato al palamangano. Merletto si muove, Di Emidio, palla per lui, contro Carrichello, Di Emidio prova a muovere fino a canestro, Di Emidio ancora mette la palla al vetro, Antonelli combatte e c'è il fallo, c'è il fallo conquistato da Riccardo Antonelli, grande inverno, che riesce a tenersi questa palla a spicchi e ad andare a 2 liberi davanti alla lunetta, perché c'è bonus per Scafati che è ormai andato. Non lo abbiamo sottolineato abbastanza, finora non lo abbiamo nominato, ma grande impatto sulla partita ha dato Di Emidio da quando è entrato in campo, molto bravo sia in copertura difensiva che nelle scelte in attacco, è sempre lucido, ha conquistato anche qualche rimbalzo, fa sempre la cosa giusta con la palla in mano, non è ancora buttata via una, e questo è importante in questo momento delicato della gara in cui ogni palla pesa tantissimo. Giocatore preziosissimo Edoardo Di Emidio quando entra in campo, chiamato in causa da coach Gianluca Tucci, come gran parte della panchina di Aquila Palermo, che lo diciamo spesso amici di CTS Azzurra Channel, i componenti della panchina sarebbero titolari in più di metà delle squadre di questo girone. Riccardo Antonelli mette la tripla del più 1, 5 dentro al libero del più 1, scusate, 59-58, 2 su 2 per Riccardo Antonelli.
60-58, 36 secondi alla fine di questo terzo quarto, bellissimo, soprattutto nel finale. Cucco, Carichiello contro Mlinar, sono botte da Orbi con Antonelli. Mlinar contro Antonelli, non gli lascia spazio, Mlinar se lo prende. Mlinar, due punti appoggiati al vetro, che bella gara anche questa sfida tra i lunghi di Aquila e Scafati. Ecco, qui ha avuto paura di spendere un altro fallo e forse ha fatto bene così, ha sperato di tenerlo lontano dal canestro, ma Mlinar si muove benissimo in area pitturata. Merletto fino in fondo, ancora al vetro, Daniele Merletto, 6-2-6-0, 5 secondi, 4 secondi, Cucco dietro la schiena, Cucco deve tirare, Cucco non lo mette, Carrichiello non buono, è comunque un'entrata, è stato 2-60, grande terzo quarto di Aquila Palermo, soprattutto nel finale, per la prima volta avanti alla fine di un quarto, la squadra di Coach Ducci, mancano 10 minuti. Amici sportivi e appassionati di basket di CTS Slociano, vi consigliamo caldamente di non muovervi dalle vostre poltrone, perché questi ultimi 10 minuti di questa 16ª giornata, la prima del girone di ritorno tra Aquila Palermo e Cesano Scafati al Palamangalo, saranno tutti quanti da vivere. Petrucci fuori per Carichiello, Scafati vuole subito imprimere alla sua gara, a questo suo quarto quarto, un'impronta che non va. E allora Cossoli si muove ancora per Aquila Palermo, Marcello Cossoli, Merletto. Primo attacco, Palamangano che accompagna in religioso silenzio l'attacco di Aquila, Merletto, via di Lunetta, di Emidio, adesso si deve cercare una soluzione, mancano 7 secondi, Merletto, siamo lontani dal canestro, Antonelli sfrutta il blocco, Merletto da 3, non lo mette, laterale, e allora rimbalzo lungo da parte proprio di Petrucci, è Cucco che muove la palla per i suoi, Biagio Sergio ha spaccato questa gara. Ancora Petrucci, tanto spazio da attaccare, va corta la sua tripla di Zitiello, che gestisce il rimbalzo di Emidio, si muove per i suoi, arrivano anche i compagni in attacco, Merletto, si va da Cossoli lato sinistro, Cossoli, ancora Cossoli, step back, gioco di gambe, Cossoli da 3, lo mette, super Marcello Cossoli, 65-60, e questo è l'inizio del quarto quarto di Aquila Palermo. Errore fatale concedere lo step back e il tiro a Marcello in queste condizioni, lui che è un agonista, quando la gara diventa calda lui diventa un fattore. Fallo in attacco da parte di Biagio Sergio e quindi palla persa per Scafati, cambio, esce con il numero 7 Carichiello ed entra con il 4 Daniele Seguenti Monacelli. Importantissimo momento della gara, esce Daniele Merletto, entra Bruno Ndomenghe. Di Emidio adesso ad orchestrare, Cossoli, si muove Ndomenghe fuori dai blocchi, la palla dovrebbe essere per lui, non arriva. Antonelli, finta, Antonelli dal palleggio per Ndomenghe, mancano 10 secondi alla fine dell'azione, ancora Ndomenghe, sono lontani, Ndomenghe, gran palleggio, fino in fondo dalla media, fallo in attacco di Bruno Ndomenghe. Tu ci si arrabbia tantissimo. Sì, è vero, ha ragione, le voci del coach arrivano fino qua, è arrabbiatissimo, ha tenuto la palla troppo ferma Aquila, costringendo Ndomenghe a fare un movimento onestamente innaturale, troppo leggibile dalla difesa, fallo che ci sta tutto. Difficilmente ho visto Coach Ducci così arrabbiato in questa stagione. Capisce l'importanza del momento della gara, hai detto tu, qua ogni palla, ogni punto pesa in una gara così equilibrata. Assolutamente, Mlinar contro Antonelli, si rinnova il duello, Mlinar non gli concede, lì è di fondo Antonelli, Biagio Sergio contro Isitiello. Sono il fallo di Nelson Risitiello su Biagio Sergio. Qua aveva difeso molto bene Riccardo Antonelli, è riuscito a tagliare quello che cercava e che cerca sempre Mlinar, rossina la linea di fondo sotto il tabellone. Addirittura il sospetto che ci fosse un passi da parte di Mlinar, però Antonelli fa bene, non bisogna far tirare Sergio, è assolutamente un diktat, anche spendendo un fallo, se lui entra in ritmo e mette le triple, Scafati non la prendi più, hai 5, sei 5 punti sopra, devi assolutamente tenere questo vantaggio.
entra Malpede, esce Melinar, Cucco per Sergio, ancora Sergio fino in fondo, grandi difesa di Antonelli, non va il appoggio, l'appoggio in sottomano da parte di Sergio. Di Emidio tocca Malpede con un fallo, grande ingresso in area di Edoardo Di Emidio, pronto a entrare sul cubo anche Alessandro Azzaro. Vediamo al posto di chi, tanto secondo fallo per Malpede. Esce Eric Antonelli applauditissimo dal suo pubblico che poc'anzi aveva arringato nel terzo quarto con una schiacciata delle sue. Tucci chiama il gioco, la rimessa laterale affidata a Bruno Andomenghe. Cozzoli si muove, ha attaccato a sé seguenti Monacelli, la palla per Di Emidio che è davanti Cucco, Azzaro porta un blocco, c'è accanto a lui Biagio Sergio, no, ma il pede, palla ancora fuori per il Zitiello, la finta di andare, ancora si ferma, solo rete, Nelson Rizzitiello, 6-7-6-0, quando mancano 7 minuti e 30 alla fine della gara. Io non la voglio lodare troppo, ma altra scelta in attacco perfetta di Di Emidio, perfetto, tiro costruito perfettamente, grande passaggio, e adesso è importante il lavoro sotto i tabelloni. Gran difesa ancora di Di Emidio, che non dà spazio a Cucco, mano in faccia, ancora la palla per il 13 di Aquila a Palermo con Costi che aveva agguantato il rimbalzo. Di Emidio contro Azzaro, si fa davanti Malpede, Di Emidio fuori, che palla, Ondomenghe strapesse da tre, non lo mette in lungo, e allora il rimbalzo ancora di Petrucci, e quando c'è tanto spazio ad attaccare Aquila sembra dovere e potere mettere la tripla, poi molto spesso è arrivata Di Emidio sulla schiena. Vai a Sergio, la palla ancora, Cucco, Rizzitiello, Cucco fino in fondo, il fallo di Nelson Rizzitiello, e attenzione perché il fischio, vediamo cosa dice il tavolo dei giudici, Rizzitiello è molto sconfortato perché dovrebbe essere il quinto fallo per Nelson Rizzitiello che chiude così, no, il quarto fallo per Rizzitiello che deve abbandonare ovviamente il campo con l'ingresso in campo di Rechena per permettergli di giocare l'ultimo sprazzo di gara, quarto fallo per Nelson Rizzitiello. Di Capua trova in angolo seguenti Monacelli che sfrutta ancora la linea di fondo, poi palla per Petrucci che non può mettere questa tripla, e la mette, i piedi erano attaccati, Cozzoli gli dà la mano perché è una grande, grandissima tripla. Vero, verissimo, questa è la dimostrazione di quanto l'intensità sia importante. Scafati sta dentro la partita, tenta anche queste soluzioni, capisce che l'unica speranza che è rimanere attaccata a Aquila, non la vuole lasciare scappare. 67-63, Marcello Cozzoli che ha dato il 5 al suo avversario per la grandissima tripla che ha messo. Questo è il basket. Però quando, esatto, questo è il basket ed è bellissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, ma queste cose ti riescono quando ci credi, questa è la verità. Di Emidio ancora sfrutta il blocco di Azzaro che ne tiene larghi due, Rechena gioca col cronometro anche a quella, ma ne ha 7 di secondi per chiudere l'azione, Ondomenghe fino in fondo, manda in aria un pallone che non va, Azzaro con il rimbalzo, il fallo di Malpede, e Azzaro qua aveva fatto tutto molto bene perché col dorso era riuscito a tenere largo, a tenere distante il marcatore. Per Malpede il fallo numero 3. Adesso Cozzoli a colloquio con coach Tucci. Rimessa dal fondo, sono 4 i falli di Scafati che esaurisce il bonus quando mancano 6 minuti, grande affare per Aquila che spesso si porta in situazioni di gioco così in equilibrio con i suoi grandi tiratori dei liberi e quindi con un fattore in più quando la partita diventa interessante, diventa importante ogni singolo possesso. E adesso naturalmente è ancora più importante cercare il ferro, cercare il contatto proprio per guadagnarsi i falli. Cozzoli dalla media non lo mette, ma a terra il rimbalzo di Carichello, si muove Malpede, la palla per Di Capua che ha fronte offensivo aperto da sfruttare e valutare, si muove ancora una volta Petrucci, Malpede, end off, Malpede dove chiudere il pick and roll, palla rubata da Di Emidio che con Azzaro fa partire il contropiede, Di Emidio aspetta un tempo di gioco, Rechena, da tre, Rechena, non lo mette, cazzo di corre, ma c'è Petrucci prima di lui, e allora Di Capua, anche questo tiro un po' forzato, com'è forzatissimo questa tripla da parte del numero 4 di Scafati, ossia Daniele seguenti Monacelli, time out di coach Tucci, 6-7-6-6, Scafati non muore mai.
in finale di gara come questo non servono solo grandi giocatori ma soprattutto grandi uomini, Beppe D'Agostino. Proprio così, adesso chiaramente questa è una di quelle classiche partite che puoi perdere o vincere per un tiro, non bisogna sbagliare più nulla, credo che abbia detto questo coach Tucci ai suoi. Merletto, ingresso in aria, poi arriva Zara che in qualche modo cerca di tramutare una palla messa ovviamente lì da Merletto in assistenza dei suoi compagni in oro, non arriva però, e allora 6-7, 6-6, Scafati con la grande tecnica, ancora tanto spazio per Seguenti Monacelli che però non ha la stessa capacità che ha avuto poc'anzi di mettere la tripla. Merletto ancora dal palleggio per i suoi, muove palla, si va da Di Emidio, Recana chiede palla, spalle a canestro contro Seguenti Monacelli, è un clamoroso mismatch. Ondomenghe muove ancora contro di capo, Ondomenghe fino in fondo, sono due punti dentro in questo modo, aprendo la difesa. Questa è una gara che non ha un padrone, quindi rimarrà in equilibrio fino all'ultimo, ma bisogna andare dentro. 6-9, 6-6, più tranquilla Palermo. Carricchiello fino in fondo, il fallo di Federico Requena, se non andiamo errati, che non aveva alzato le braccia però si era frapposto in maniera sicuramente non regolamentare, il quinto fallo di Federico Requena. E finisce così la sua gara, adesso vedremo anche le sue medie conclusive di questa gara. Per lui 7 punti, 2 su 5 dal campo, 2 su 4 da 3, 1 su 2 liberi, 2 rimbalzi. Ci chiude così la gara della grande biancorossa. Carricchiello di Capua, ancora tentativo di tripla che va a segno da parte di Petrucci, pazzesca tripla ancora, 6-9, 6-9, che è partita veramente incredibile. Aquila, vediamo come riesce a limitare questi tiri da fuori. Merletto fino in fondo non va, allora scusami Peppe, ci andiamo di nuovo in cronaca diretta con Scafati che muove palla con Di Capua, entrato in campo nuovamente Mlinar, Merletto contro Di Capua, non da spazio, ancora Petrucci da tre, mamma mia, altra tripla di Petrucci, 6-9, 7-2, Scafati, la Cesarano Scafati, che gran gara al Palamangano, pronto a rientrare Riccardo Antonelli, Di Emidio dal palleggio, Di Emidio tra le gambe, non va in aria, Di Emidio prende il suo rimbalzo, altri 14 per Aquila, si va dare il sitiello del palleggio, forse con un fallo fino in fondo, il fallo si arriva e allora due liberi per il sitiello. È chiaro che quando trovi davanti a te una squadra che ha percentuali da tre come Golden State Warriors è un po' difficile, i colori sono tra l'altro pure gli stessi, non è un caso, è chiaro che queste sono scelte che possono pagare, come no, quando i tiri ti entrano, quando le mani sono calde, sono scelte che pagano, in realtà non sono attacchi molto logici. Scafati capisce che il momento è favorevole, capisce che le mani sono calde, capisce che questo è l'unico modo che hanno per mettere in difficoltà una difesa di Aquila che sotto canestro non si distrae più. È chiaro che loro giocano il tutto per tutto, l'all-in, se lo dovessimo paragonare a una partita di poker, può andare come no, fino ad ora gli è andata bene, sono ancora 3 minuti e 34 ma noi siamo attaccati, può darsi che negli ultimi minuti questi tiri non entrino più. Aquila deve cominciare, deve insistere, deve rimanere a contatto. 13 su 30 da 3 per Scafati, che ha tirato tantissimo ma quasi col 50%, veramente assurdo come media. 71-72 con i sitelli sui liberi di Capua, frutta linea di fondo, Antonelli, Mlinar se lo dimenticano, sbaglia Mlinar e Antonelli difende la grande, recuperando palla, Ondomenghe fino in fondo, Carricchiello va per le terre, allora ancora per Antonelli, ci va da Stella che è rientrato in campo, Mauro Stella contro Carricchiello, linea di fondo, troppo in palleggio, prende palla e Carricchiello riparte, si va da Petrucci fino in fondo, Petrucci mette due punti e adesso 71-74. Stella, che era rimasto in panchina tanto tempo, adesso si ferma e a terra a metà campo, si è fatto probabilmente male, pronto ad entrare Marcello Cozzo, adesso vediamo numero 4 biancorosso che lamenta dolore probabilmente alla coscia, un colpo forse con il ginocchio di un avversario. Adesso Carricchiello sportivamente lo accompagna in panchina, gli applausi del Palamangano. Scena normale nel basket, quella di un avversario che aiuta un altro avversario. Sì, stavo pensando la stessa cosa, nel calcio è un po' più difficile. Durata pochissimo il rientro in campo di Mauro Stella e si è rifatto male. Adesso il Palamangano spinge anche la Palermo. Di Emidio per il 71-74 a 2 minuti e 52 dalla fine, il fallo di Mlinar.
Vediamo se è questa la segnalazione del due arbitrale. Due liberi. Secondo fallo è probabilmente allora di Carichello. Cozzoli. Silenzio al palamangano. Mette primo Marcello Cozzoli. 7-2, 7-4. Anche il secondo Marcello Cozzoli. 7-3, 7-4. 2 minuti e 50 secondi alla fine di questa bellissima gara, tutta da vivere con noi qui su CTS, sulla channel, amici sportivi. Petrucci, Carrichello, palla per Sergio, contro Rizzitiello. Sergio, grande assist, il fallo di Rizzitiello ed è il quinto fallo anche per Nelson Rizzitiello. Eh sì, il movimento sotto canestro è stato buono, Nelson si lamenta con l'arbitro perché sostiene di avere preso spazio regolarmente, però in ogni caso comunque sarebbe stato canestro per Scafati, perché l'uomo era sotto canestro, avrebbe sicuramente segnato. Ci costa il quinto fallo, occorre naturalmente cercare di non perdere contatto, rimanere sempre attaccati. A questo punto abbiamo tutte e due le squadre hanno raggiunto il bonus, è chiaro che i tiri liberi faranno la differenza, hai detto bene tu. Ottimi tiratori Aquila, speriamo che questo possa essere decisivo alla fine in una partita punto a punto. 1 su 2 per Biagio Sergio, 7-3, 7-5. Rizzitiello conclude su gara con 13 punti, 4 su 9 dal campo, 1 su 5, una tripla da 3, 4 su 4 liberi, 7 rimbalzi. Di Emilio, Azzaro porta un blocco, si fa vedere Cozzoli. Di Emilio cerca un compagno a cui passerà la palla, rotta per Riccardo Antonelli dalla media, si alza, due punti Riccardo Antonelli, pareggio 75. E questo è ritrovato il tiro, Antonelli si ritrova fiducia, questa è un'arma letale in questo finale di partita. 2 minuti e 5 secondi alla fine di questa gara, Palamangano. Petrucci da 3, non lo mette Antonelli, rimbalzo e poi col piede Mlinar. Due cose fondamentali, quel canestro a due punti, questo rimbalzo sotto canestro. Quando arrivano i momenti chiave della partita escono fuori i giocatori di classe. Palamangano che sta esplodendo per l'Aquila Palermo, cerca di aiutare i ragazzi in campo di coach Tucci e Federico Vallesi. Ondomenghe attacca ancora, il fallo preso Carrichello, altro contatto, arbitro che pensava che i due giocatori venissero a contatto, invece ha sbagliato anche stavolta, non è, stava succedendo assolutamente nulla. Bonus e quindi altri due liberi, sono i liberi sul 75 pari. Ondomenghe non mette il primo con la palla che va sul ferro, poi il vetro, poi ancora il ferro fuori. Domenica sbaglia anche il secondo, libero, allora si resta sul 75 pari. Carrichello di Capua, proprio per Carrichello adesso si muove ancora una volta Petrucci che dopo un inizio incerto è entrato in campo con grandissimo impatto. Tentativo di tripla che va a segno di Capua, ancora dalla grandissima distanza, 75-78. Di Emidio, manca 1 minuto e 20 alla fine di questa gara. Cozzoli da 3, non lo mette Antonelli, rimbalzo e altri 14 per Aquila. Antonelli perde palla, Biagio Sergio gliela ruba via. E allora di capo, attenzione perché qui potrebbe decidersi la gara. 7-5, 7-8, 1 minuto e 5 secondi alla fine di questa sedicesima giornata. Di capo adesso Scafati ha tutto l'interesse di giocare col cronometro, mancano 7 secondi alla fine del possesso. Di capo non deve mettere questo canestro, Antonelli ruba e Di Emidio va in attacco ancora con transizione. Ondomenghe, è importante questo possesso, passa qui la gara, mancano 45 secondi alla fine, questo è il possesso decisivo, vediamo anche come saprà sfruttarlo. Di Emidio dal palleggio va su un pallone, Di Emidio rimbalzo e poi c'è il fallo con le botte da Orbi di Biagio Sergio, adesso sono pugni veri. Però questa è stata una scelta abbastanza avventata da parte di Emilio, meno male che ha preso il suo stesso rimbalzo, è andato in isolamento, ma questa non era la soluzione, bisognava penetrare per uno scarico, tentare il tiro da tre. Adesso speriamo che metta i due punti dalla lunetta e poi naturalmente ci sarà una situazione nella quale si deve assolutamente, come dicevi tu prima, impedire che Scafati possa segnare. Coach Tucci sceglie un altro tiratore scelto dalla sua panchina, Daniele Merletto al posto di Alessandro Azzara per questo finale. Di Emidio mette il primo fondamentale libero, 7-6, 7-8, importantissimo mettere anche il secondo. Mette Di Emidio anche il secondo, time out ovviamente chiamato da coach Tucci.
da Scafati, scusate, 7-7-7-8, 38 secondi e 6 decimi alla fine di questa gara. Qualsiasi altro sport sarebbe già finita, ma manca una vita nel basket con 38 secondi. Mlinar, possesso per Di Capua, ancora Di Capua contro Merletto. Di Capua manda in aria un pallone, non lo mette, Tonelli rimbalzo importantissimo di Emidio, Cozzoli, Merletto, mancano 25 secondi, c'è una discrepanza di 3 secondi. Merletto, possesso chiave della gara dal palleggio, si muove Cozzoli, tutto fermo. Merletto contro Carrichello, mancano 12 secondi, 11, 10, Merletto tra le gambe, ancora Camel gioco, 3 secondi, 2 secondi, deve tirare Merletto, fine in fondo, non va, Scafati, finiscono i 24, finisce, si sta giocando ancora Biagio Sergio, non l'ha capito niente nessuno, la gara è finita, ma l'arbitro ha interrotto il gioco. Si è sentito chiaramente il fischio dei 24, il tavolo ha mandato, Scafati sta esultando in campo, ma la gara non può essere finita perché si è sentito chiaramente un fischio. Vediamo gli arbitri cosa decidono. È finita secondo gli arbitri, vince Scafati, era chiaramente partito la sirena dei 24 secondi per Aquila. La gara è finita, vince Scafati 77-78 in un finale che non era così, non è stato così bello come pensavamo, Beppe. No, ma è stato un finale abbastanza convulso, io sono d'accordo con te, c'era una discrepanza di 4 secondi tra il cronometro dei 24 secondi e quello della gara. È chiaro che comunque c'erano ancora 3 secondi 8 sul cronometro, magari, voglio dire, Nuova Aquila avrebbe dovuto fare un fallo e mandare Scafati lunette e poi provare con l'ultimo secondo. Il problema è stata la scelta sbagliata sull'ultimo possesso, che fosse una gara da ultimo tiro si era capito dall'inizio, era una gara che non aveva padrone, fatta di parziali, alla fine Scafati ha avuto ragione nella sua tattica, ha trovato molte triple, non ha difeso come avrebbe dovuto probabilmente Aquila. È una sconfitta che brucia perché è arrivata in questo modo, è una sconfitta che comunque deve far riflettere perché il gruppo di Tucci deve trovare molto spesso delle alternative contro delle squadre che hanno questo tipo di attacco. Una partita che lascia un po' la mano in bocca anche per questo strano convulso finale, alla fine Tucci ha addirittura allontanato i suoi giocatori per evitare guai peggiori, però in ogni caso è una partita che non rovina assolutamente il campionato dell'Aquila e che tiene in ogni caso l'Aquila in alto in classifica. Cade il Palamangano per la prima volta in questo campionato del 2 giugno, l'ultima sconfitta qui di Aquila Palermo era la gara 3 di finale playoff contro Agropoli. Prima sconfitta per i ragazzi di Coach Tuccio, il Palamangano contro una grande, grandissima Cesarano Scafati che vince qui a Palermo per 77-78, proseguendo la sua striscia positiva che adesso arriva a 9 vittorie consecutive, chiudendo quella di Aquila che si ferma a 7. Un ringraziamento e un saluto da parte di Lorenzo Anfuso e Giuseppe D'Agostino.